che la Posidonia non è un'anatra, ma è una pianta. Perfetto, bravo, è una pianta marina. Allora, che cosa significa? Significa che la pianta marina ha delle radici, fa i fiori e fa i frutti, proprio come una pianta terrestre, che fa i fiori e fa i frutti. Le alghe invece non fanno i fiori, non fanno i frutti, non hanno le radici, d'accordo? Le alghe invece, che fanno sempre molto contento Sebastian, perché sono cose che non fanno assolutamente paura, le alghe sono di vario tipo, vedete, ci sono delle foto che ci fanno vedere che le alghe possono essere fatte a pallozza, come quella lì, a insalata, come questa qui, a ombrellino, come quella, e a spilungo, come quella là, d'accordo? In ogni caso, queste sono tutte alghe. Con le polesarie, le rinforzano, le prendono a morsi e naturalmente le usano per pescare. Quando ci sono dei banchi di pesci in superficie, così a mezz'acqua, un po' sparpagliati, loro cominciano a fare dei giri concentrici intorno, facendo con lo sferatore una sorta di rumore e anche lasciando uscire delle tantissime bolle, in modo che i piccoli pesci si impauriscono e si diventano delle palle. Avrete visto senz'altro in televisione delle palle, si vedono sempre. Ecco, loro hanno raggiunto, quando hanno raggruppato i piccoli pesci, arrivano a bocca aperta e se rimangono. Allora, fate delle domande bellissime, siete bravissimi. Il problema è questo. Allora, aveva detto Nello come si distingue uno squalo da un delfino pensando quando uno lo vede dalla barca in superficie. Voi però, molto bravi, ci state dicendo come si distinguono se uno ce li ha davanti, quindi non solo dalla pinna, eh? E bravi, chi ha detto dallo scheletro? Tu, molto bene, perché lo squalo non è un pesce con le ossa, giusto? È fatto di cartilagine. Benissimo. Ma siete bravissimi. Detto questo, sapete che cosa vi dico? Ritorno subito, mi trovo lì perché mi fate anche un po' paura.